Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova lezione del 7 aprile del 2020. Oggi è il giorno numero 33 della sospensione delle attività didattiche. E oggi continuiamo a parlare del tesoro di Tutankhamon e degli studi che sono iniziati da quel lontano 1922, quando Howard Carter scoprì la sua tomba. Questi che vedete sono i sarcofagi canopici. Sono dei sarcofagi molto importanti perché racchiudevano le viscere del faraone. In esso si è scoperto che il cartiglio presenta un'incisione anteriore che sembrerebbe quella di Meditaton. Sopra questo vi era invece il cartiglio di Tutankhamon, come se fosse stato corretto quello precedente. Il sarcofago delle viscere, a sua volta, era contenuto in un altro sarcofago scrigno che conteneva due cartigli, ma questa volta sono corretti e sono quelli di Tutankhamon. Comprendono uno, quello col nome del sovrano, e il secondo, il nome del battesimo di Tutankhamon. Fra i vari oggetti trovati all'interno della tomba vi è anche una statuetta in legno che dovrebbe rappresentare lo stesso Tutankhamon. Ma le fattezze sono ben diverse da quelle di un uomo. Si tratta infatti di una giovane donna che a 16 anni ha regnato in Egitto, una delle pochissime regine faraone, e questa statua è l'unica che la rappresenta. Cosa succede poi a Meditaton? Meditaton a un certo punto lascerà la città di Amarna e si trasferisce a Tebe, portando con sé tutti i membri della famiglia, compresi i defunti, e li farà seppellire in una nuova tomba nella Valle del Re. Poco dopo la morte del padre, Tutankhamon diventa faraone e Meditaton da questo momento in poi sparisce. Non è forse una coincidenza, e lei non è sepolta nella tomba che si è fatta costruire e oggi è un mistero, oggi non sappiamo dove è sepolta. Tutankhamon era un bambino quando viene eletto. La legge dinastica prevedeva che chi seppelliva il faraone ne era poi il legittimo successore. Quindi Tutankhamon cosa fa? Fa spostare la tomba del padre, la porterà a Luxor, scegliendo per lui una tomba comune, quella di un comune cittadino. È così che Tutankhamon diventerà faraone e il suo regno durerà 10 anni. Sappiamo anche con precisione il mese di morte che avvenne in giovanissima età. Infatti, nell'antico Egitto dovevano trascorrere 80 giorni fra la morte e la sepoltura. Tutankhamon, nella sua tomba, ha una collana di fiori e questi fiori sbocciano in Egitto fra il mese di marzo e quello di aprile. Quindi il mese di morte deve essere stato sicuramente fra dicembre e febbraio. Cosa succede dopo la morte? Dal suo corpo viene estratto il cervello, vengono asportate le viscere, il cuore e i polmoni, non prima di essere stato totalmente rasato. Nel cranio viene inserito un liquido resinoso e nel corpo dei sacchetti di sale di iodio, utili per assorbire la materia organica. Dentro e fuori veniva poi versata una sorta di resina. Si tratta di un trattamento molto particolare che la rende una delle mummie meno conservate in assoluto. Il corpo di Tutankhamon poi venne addobbato con oggetti preziosi e anche con dei sandali. Poi venne fasciato con 16 strati di bende di lino, con sopra degli amuleti ai quali vennero attribuiti dei poteri magici, unito a collane e armi, comprese anche due pugnali di oro massiccio. Carter, 33 secoli dopo, impiegò diverse settimane per disfare il lavoro fatto dai sacerdoti egizi. Il suo compito fu anche quello di separare le bare senza danneggiarle. E per far questo fece costruire un sistema di corde
che consentirono di sollevare le varie parti senza rovinarle, comprese anche quella più pesante, quella in oro massiccio. La mummia era diventata un tutt'uno con le bende, ma nonostante ciò Carter riuscì a scoprire i numerosi oggetti che furono poi oggetto di furto. Carter morirà il 2 marzo del 1939, diversi anni dopo la scoperta della tomba, in quella Londra che in parte gli aveva negato gli onori della sua memorabile e storica scoperta. A Carter non fu concesso di incontrare i membri della famiglia reale per presentare i risultati della sua straordinaria scoperta. Questa sua sfortuna, dopo l'apertura della tomba del misterioso faraone, fu da più parti imputata a una maledizione. Infatti, i più superstiziosi ritenevano che una maledizione avrebbe investito tutti coloro che erano in qualche modo coinvolti nella profanazione del sarcofago del giovane e sfortunato Tutankhamon. Oggi il tesoro di Tutankhamon, il dodicesimo sovrano della diciottesima dinastia egizia, può essere ammusato al Museo Egizio del Cairo. Il mistero di Tutankhamon termina qua, ma continueremo a parlare degli Egizi, della fine dell'indipendenza egizia e di Ramses II, l'ultimo grande faraone, nella prossima lezione.